Al largo di tutti, come di consueto, lo scatto di Rume e di Casè, che 50 metri già leader, sbaglia anche Rabozzo brevemente, che si rimette in coda, era vero in segue, di fuori è rimasta solo Romanza Jet, che cerca posizione che non trova a imboccare la prima curva. L'errore anche di Regina Lag. Così, i primi 200 metri se ne vanno in 15-8 per il solitario Rumex di Casei. Seconda posizione il 3 di Regina Holz. Avanza Romanza Jet con decisione, cercando posto allo steccato. Matteo Zaccherini trova posizione dopo 400 metri di gara, sulla frazione lenta, perciò Romanza Jet sistema seconda, con il leader che gradua notevolmente, creando un po' di disagio ai concorrenti che lo seguono. Una terza frazione molto lenta, addirittura in 18-1 per Rumes di Casei, che rallenta ancora a un giro dalla fine. È rimasta lì fuori adesso Regina Holz, che punta in avanti, seguita dal 7 di Ramses Raveo, che è tornato in terza pariglia, e poi gli altri. 16-2 si riaccelera dopo un quarto decisamente soporifero per la categoria, penultima curva. Richiesta Regina Holz, che va sul leader che ancora controlla facile, poi Ramses che tira abbastanza con in salchi Dario Edera e gli altri. Regina Holz deciso l'attacco ai leader che accelera, poi Ramses e Romanza Jet parigliati, ancora gli altri. Frazione di fronte che se ne va via veloce, forse la più veloce della corsa, un 15 secco per Rumes di Casei che accelera, rimane ancora in quota bene Regina Holz, poi Ramses e Romanza Jet. Sono questi qua, l'errore di Romanza Jet. Numero 8 Romanza Jet, squalificato. Regina Holz e Ramses che vanno all'inseguimento del leader che accelera ancora facile. Rumes di Casei, Otello Zorzetto in spinta nei 100 finali. Non varia nulla, Rumes, Di Casei, Isabel Clar, facile, Otello Zorzetto. Al secondo una più che positiva Regina Holz, al terzo il 7 di Ramses. La media di chi vince, corsa tattica, 1.19.8, una chiusa interessante, 34 per gli ultimi 400 metri.